Buonasera, ciao Saki, buonasera, bentornati, chi c'è, chi lurca e chi invece non lurca? Ciao Saki, come va? Come va? Il rabbozzo sappiamo che è a cena, oggi ho fatto un po' di ritardo, scusatemi, e che sono praticamente liberata poco fa. E bene, e tu? Tutto bene, tranne un fastidiosissimo mal di gola che oggi non mi sta lasciando stare per niente. Per il resto è tutto bene, anzi, già è tanto che io abbia ancora la voce. Grazie infinite, sporpazzolli. Grazie mille, 44 mesi, mi sento vecchia, sto invecchiando insieme a Twitch. Grazie infinite. Oi. Tra l'altro oggi hanno fatto pure l'aggiornamento di Fallout. Ciao Rankas, ciao Crona. Come va? Come state? Tutto bene? Se perdi pure la voce è finita, la live diventa un video, no? Commentary di YouTube, esatto. Ciao ragazzuoli, come va? Come va? Tutto bene. Dicevo a Saki poco fa, leggero, cioè non proprio leggero, ma mal di gola, e però per il resto è tutto ok. Sto installando l'aggiornamento di Fallout perché Steam praticamente l'ho aperto poco fa, ma non dovrebbe mancare molto. 15 secondi e possiamo partire. Ah, tra l'altro ne approfitto un po' per raccontarvi quello che ho fatto offline. Allora, fondamentalmente quello che ho fatto è stato finire la quest di Sanctuary Hills, quindi ho cercato di costruire quel che potevo, abbellire quel che riuscivo e rimuovere un po' di rottami. Ok, non mi veniva il termine. Un po' di rottami. E poi quello che ho fatto è stato costruire la sedia per Mamma Murphy. Che tra l'altro ci chiedeva del med qualcosa, ora non mi ricordo cosa nello specifico. Non gliel'ho dato perché vorrei appunto continuare la sua missione anche con voi. E poi, finito di sistemare Sanctuary Hills, mi sono spostata. Perché? Perché avevamo lasciato indietro un sacco di casse, un sacco di, cioè, di cassaforti, ecco. E approfittandone degli avanzamenti di livello che avevamo e che ancora non avevo distribuito i talenti, mi sono fatta per due il talento dello scassinamento. Quindi ci ho messo due livelli lì. Quindi possiamo scassinare fino a serrature, fino a serrature difficili. E così di conseguenza ho ripulito di nuovo. Welcome. Welcome! Buonasera, potere pelato, sì, grazie. Potere pelato Fallout ci ho portato. Ma ciao, benvenutissimi, grazie pelati e fumetti. Gentilissimo, Dio. Come potrò mai ringraziarti? Come faccio a ringraziarti? Seguite tutti i pelati e fumetti, ragazzi, tutti. Eravamo in 5, ma comunque 5 sono sempre tanti. Lo zio Dario di Twitch, benvenuto sul canale, PicPac, benvenutissimo Alessio. Potere pelato a te, Alessio, grazie mille per essere passato, aver scritto. Benvenuto, Marco Aquila Calva. Eccoci, benvenuto anche a te. Grazie Saki per la presentazione, grazie a tutti per il follow, gentilissimi. Eravamo finiti a parlare di Fallout, è stato inevitabile. E ormai c'è la Fallout mania. Potere
potere pelato ci hai portato. Adesso ci giochiamo, tra l'altro, con l'aggiornamento, quindi sono curiosa di vedere che cosa hanno modificato, cosa hanno sistemato. E nulla, stavo un attimo chiacchierando sul fatto che ho giocato offline, ma pochissimo, e stavo ripulendo un po' tutte le cassaforti che avevo lasciato indietro. E mi sono ritrovata di fronte a una scena particolarmente cruenta. Lì ho salvato e chiuso. Giochi anche 76? No. Non l'ho. Considerate che questo è il mio primissimo Fallout, il Fallout 4. Ho visto il telefilm, la serie TV. Adesso tolgo la musica perché dà fastidio. E dicevo, ho visto la serie TV e da lì mi è presa la mania. Assolutissimamente. Molto bello, molto bello. E lì mi sono detta, no cazzo, i giochi li devo giocare assolutissimamente. Sono partita dal 4 perché me lo hanno consigliato, però penso che penso di portare anche il 3. Allora, hai fatto bene, io era un annetto che riuscivo a stare lontano dai giochi, ma con la serie è un mese che ci sono di nuovo sotto anche tu. Ma la serie ha praticamente portato un sacco di nuovi giocatori. Grazie Pier per il follow. Ora apro il gioco e mi apro pure la chat sotto, così vi posso leggere mentre gioco. Però veramente la serie è tanta roba. Io la consiglio veramente a tutti. È molto bella anche per chi non ha mai giocato i giochi. Inizialmente può sembrare tutto un po' troppo, non dico complicato, ma non lo so, inizialmente ecco, non mi aveva colpito tantissimo. Man mano che vai avanti diventa tutta un'altra cosa, molto intrigante, alcune sottotrame, poi ogni personaggio ha la sua sottotrama, e di ogni personaggio è veramente molto interessante guardare l'avanzamento. Lasciate perdere, io non so spiegarmi mai nella vita, però spero di aver trasmesso il messaggio giusto. È bello, guardatevelo. Ciao Maverick. Allora, in questo momento ho interesse nel sapere se vedete o meno. Salve a voi viandanti, per celebrare l'ultimo aggiornamento abbiamo aggiunto nuove armi, armature e officine. Pure, sì, voi vedete. Bene, io vedo e io sento. Allora, Team Maximus, sinceramente no. Forse Team Ghoul. Ora vedete, perfetto. Ah, sì, dicevo che mi sono ritrovata di fronte a una scena abbastanza cruenta. E sono Concord. Sono a Concord, nell'accampamento dove c'era il medico. Eccoci qua. Lì ho chiuso. Ho chiuso il gioco, mi sono detta no, questo lo devo mostrare in live, perché non me l'aspettavo mai nella vita che potesse accadere una cosa del genere. Eppure è accaduto. Questo. Cioè sono morti. Li ha uccisi lui. Non me l'aspettavo, giuro. Ora devo capire come ucciderlo però. Non credo di poterlo uccidere solo con la pistoletta. No, 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 no. Oddio, non ci passa qui? No. Fatti vedere, cazzo. Il cane mi sta morendo. Oh, cazzo. Meno male che non passa. No, granate. Spava alla testa? Ma secondo me non faccio molti danni. Tieni premuto e rilascia Alt per lanciare le granate o piazzare le mine. È morto? Ucciso!
ce l'ho fatta. Ciao Gianbeppo, quando poi cerca sempre di usare spava hai anche un colpo critico che si carica. È vero, me lo devo ricordare assolutamente. Ho un arsenale potentissimo, Maverick, assolutamente. Guarda come abbiamo ridotto questo Yao Guai. Che poi, questa è la versione piccola di quello che si vede nel telefilm. Ora, oddio, però ho paura di spoilerare. Ma questo, in realtà l'abbiamo già visto. La versione piccola è il figlio. È lo stesso, non piccola, ma è piccolino rispetto a quello che c'è. O forse, non lo so. Forse non l'abbiamo visto su due zampe, magari è per quello. Bene, il cane si è ripreso. Gli passa anche sopra la testa per fargli capire chi è che comanda. Perché non hai usato una qualsiasi delle armi che hai invece della pistolina? Beh, ho usato le granate, ma scusa, ma che vuoi? Oh, sei tu che sei gigante nel videogioco. Ecco, li ha uccisi. Cioè, noi adesso non abbiamo più il medico che ci... Rex, non li lanciamo i corpi, per l'amor del cielo. Ma forse non sono loro. Sono dei saccheggiatori. Una carota! Ma non sono lo... saccheggiatore. Ma allora dove sono finiti gli altri due scemi? Scusami. Ma le granate sono cheating. Ma non è vero. Sono delle armi come tutte le altre. Ma scusami. Colono. Ah, eccoli. Morti. No. Ma può succedere anche questo? Vi rubo tutto, vi rubo. Ma dai. E quindi non abbiamo... Per ora non abbiamo medici che possono aiutarci. Vabbè che comunque si faceva pagare un casino. Un sacco di tappi per una cura di me. Però comunque era un medico. Vabbè. Niente, non me l'aspettavo sinceramente. Sono rimasta un po'. Or dunque... Ritorniamo a dove avevamo lasciato l'ultima volta. Adoro che tra tutta la roba che aveva addosso, tipo mantello in pelle di cervo radioattivo, quello che ti ha affascinato è stata la carota. È perché la carota poi si può piantare. Infatti a Sanctuary Hills ho messo tipo delle piantagioni di cocomero, di zucche. Ho piantato anche il Tatos. E volevo piantare anche il grano, ma non avevo il grano per piantare, quindi... Ho visto che si possono fare le piantagioni di carote, ecco perché mi ha affascinato la carota. Allora, noi dobbiamo andare a... sì, dobbiamo ritornare alla sezione di Bedford, perché l'obiettivo sarebbe andare qua, per la missioncina. Piantagioni di sedie, così mamma Murphy è contenta. Hai piantato i tacos? No, i tatos! Ecco, c'era un motivo. Pensavo avessi solo fame. No. Assolutamente no. E sì, no, cosa volevo vedere? Dov'era? Poi ci dice completato. Esattamente, completato che cosa vuole intendere? Che l'abbiamo ripulito tutto? Oppure che c'era una un oggetto per una missione e l'abbiamo preso, esattamente come è successo per la stazione satellitare. Sì, ritorniamo qui e poi proseguiamo per sud. Per il sud. Andiamo, cagnolotto. Non si può cambiare nome a Rex? Comunque, notate grosse differenze? Nella fluidità, nella grafica. Non so. Differenze. Io sono appena arrivato a Diamante Città.
Ciao Rabozzo, grazie per i bits. No, la Paccio non ha fatto nulla. No, ma gli puoi mettere i bandane del Metti. Una bandana forse l'ho trovata. Oddio! Vedi che non l'abbiamo ripulito tutto? Ma il completato non mi piace. Questo l'abbiamo letto, mi pare. Da PC non credo sia cambiato molto. Sì, questo l'abbiamo letto. Abbiamo letto che un carico non è stato ritirato. Ha un pallone, ma dove? Nello stomaco? Dove ce l'ha questo pallone, signore? Chiave d'argento, chiave inglese. Se l'è mangiato il pallone. 14 giga e hanno messo una modalità widescreen che allunga tutta la grafica. E hanno ucciso un sacco di mod. Per il resto zero miglioramenti. Ah. Ma questo tronco è stato messo per fare cosa esattamente? Per nulla. Vabbè. Buon. Esploriamo qui nei dintorni. Eccolo là. Vedo già un ghoul. Più di uno. Più di uno è caduto? Cazzo. Ma cadono nel colpirti. Non colpire il mio cane. C'era un modo per usare. Ma come si faceva ad usare la pistola però a melee? Insomma, avete capito? Pop non lo usi per mancanza di abitudine o non ti piace per mancanza di abitudine. Solo per quello. Infatti adesso avrei potuto usare lo spab per puntare alla testa del nostro caro amico. Istruzioni di Dutchman. Interessante. Cosa sono queste istruzioni? Forse sono varie. Leggi. È un di base è un tasto scemo. Consiglio di metterlo su uno dei laterali del mouse. Che è lo spav? Poi te lo faccio vedere, Maverick. E si prova soprattutto quando sono così vicini. Diventa tutto più divertente. Senza la meccanica shooting non è il massimo su Fallout. Consegna il pacco alla vecchia stazione di smistamento. Il corriere arriverà a mezzanotte. Se hai bisogno di equipaggiamento, cerca il barile blu. Consegna il pacco alla vecchia stazione di smistamento. Barile blu. Cercami un barile blu. Oh, è partito, eh? No, no, non tornare indietro. Vallo a cercare, vallo a cercare. Bravo, cucciolo. Mi ha sentito. Ciao, Hoffman. Sai che se mentre hai il Pip-Boy aperto tieni premuto il tasto destro del mouse e muovi su e giù puoi guardarlo intorno? Che dici? E a cosa servirebbe questa cosa? Oddio, fighissimo! Scusate la domanda, ma se ho la versione PS4 del gioco riscattata con il PS Plus, non mi dà l'aggiornamento PS5 del gioco, vero? Bella domanda. Chiave combinata. Sarà la chiave combinata? Terminale. Porta blocco rovinato. E questo? Niente. Lo spav è un'abilità che ti consente di sparare in parti del corpo selezionate e ogni parte ha una percentuale di riuscita. Esatto. Allarme. Rilevato errore critico nel sistema di scambio. Liberare i binari. BIOS comandi standard del riflettore. Diagnostica di sistema. Riflettori collegati, nodo, condizione. Nessun intruso rilevato.
Cosa dovrei fare esattamente? Disattivare le luci, forse? Disattivazione ai riflettori. Espelli olonastro a registrazione in stazione di Bedford. Ma non me lo fa espellere. Ah, adesso sì. Riproduci nastro. È la mezza. È in ritardo. No. C'è qualche problema. Arriva qualcuno. Guarda. Sono in cinque. È una trappola. Cazzo, siamo circondati. Che facciamo? Li terrò occupati. Conta fino a 10, poi corri verso gli alberi. Cosa? Dutchman, io! Dutchman! Non c'è tempo. Buona fortuna a 9. 10, 9, 8, 7. No! 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 Non tornerò indietro. Non posso. Non voglio. Ma cosa è successo? Comandi del riflettore. Selezionare un'opzione. Ah, vabbè, no, questo non ci interessa. Ha senso spellere l'olonastro? Secondo me no. Chi sarebbe sto 9? Boh. Forse se riusciamo a trovare il suo corpo tra gli alberi. Gli ha detto scappa tra gli alberi. Quali alberi però? Ce ne sono un'infinità. Piuttosto, c'era qualcosa in merito al barile blu. Un barile blu. Qua forse. Ce la facciamo? Yes! Jet, nuca cherry, carne di ratto talpa. E lui? Sacco a pelo dormi. Scatola di tappi! Ottimo! Bottiglia di nuca cola. Qui non ci sono barili blu. Questo? No, non è un barile blu. Mi sto dirigendo a Diamond City? No, ce n'è un altro. Ah no, no, sono mucche. Meno male, cosa sta facendo quella? Non so, si muove sul posto. Ma forse sono andati sotto ponte. Veleno per topi, vestito rosa lavato. Questo cos'è? Fungo luminescente. Ok, mi sa che adesso mi metto il vestito rosa lavato. Qua non c'è nulla. Renkas, giunse il tempo di ritirarmi a cibarmi di salumi e ricotta salata. Ossequi a tutti e buon proseguimento. Ciao Renkas, buona cena. In realtà espellere l'olonastro serve solo per poterlo ascoltare sempre. Ha invece senso per tutti gli olonastri videogame in modo da collezionarli e giocarli su qualsiasi PC. Ci sta, ci sta. No, più che altro io ritornerei lassù. Secondo me qui c'è altro, ma non inerente a quello che stiamo cercando. Forse
forse ci stiamo allontanando un po' troppo. Se il Pip Boy ti rileva delle radio, ti consiglio di ascoltarle perché ti potrebbero indirizzare verso bottini proficui. Come fa? Oh 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 oh, c'è un cane selvatico. Lo so che non stavi facendo niente di male. Eccolo qua lo spav Maverick. Zack zack. Morto. No, è ancora vivo. Cosa succede? Yes! Non so cosa è successo, ma ho sparato dei colpi. Non lo so. Questi messaggi velati, non si capisce. Continua a sembrarmi cheating, ma non è vero. Non è citare. Citare. Questo rallenti dello spav con la telecamera che segue il proiettile è omaggiato nell'episodio 2 con il ghoul a Philly. I riflettori sono accesi. È vero, è vero. Ora che ci faccio caso, è vero. Eccoli qua i riflettori. Ma non li avevamo spenti. Proviamo a inoltrarci qui tra la boscaglia. Qui avevamo trovato il corpo del nostro amico. Era qui o sbaglio? Eccolo. Dutchman. Forse qua tra gli alberi c'è l'amico? Secondo me non ha fatto molta strada. Qua cosa abbiamo? Chiave inglese. Vorrei un rilevatore tipo la Tel Company. Tasto destro del mouse e ti rileva tutti gli oggetti che hai nelle vicinanze. Torna a breve, a tra poco, Maverick. Oh, e qui? Una signorina con un telefono. Ma quello? Sbaglio? O si vede anche nel telefilm? Comunque non sto trovando dove sono in questo momento. Ok. Poco più avanti abbiamo la missioncina. Non sto trovando niente. Voglio trovare il barile blu. Drive in Starlight. Direttamente da The Boys. Salve. Cazzo! Che paura. Che paura. Che cosa? Quell'edificio lì. Ora però non lo vedo più. Quello là. Oh no. Oh no. No, no, no. Sono un po' di talpine. Bastardo. Bravo, pensaci tu, cane. Mamma mia. Mamma mia. Stavo per dirtelo, occhio a dove metti i piedi, ci sono trappole ogni tanto. Quella è un'enorme fabbrica. Allora, vediamo se troviamo qualche munizione, perché qua iniziano a scarseggiare. Oh cazzo! Ma... che ok! Mi sono volate le braccia! Oh no! Oh no! Da qui! Devo imparare a salvare spesso. Questo l'abbiamo letto?
Mannaggia, mannaggia. Ora come faccio a sapere se l'abbiamo letto o meno? Forse no. Forse no, forse no. Disattiva le luci. Ha senso ascoltare il nastro? È la mezza, è in ritardo. Ma poi cosa dice? No, la mezza è in ritardo. C'è qualche problema. Arriva qualcuno. Guarda, sono in cinque. Sono in cinque. È una trappola. Cazzo, siamo circondati. Che facciamo? Mi t'ho avvisata, mezza salvata oppure no? Ti terrò occupati. Conta fino a 10, poi corri verso gli alberi. Cosa? Dacemi, io! Non c'è tempo. Buona fortuna a 9. A 9. 10. 9. 8. 7. Vabbè, qua gli sparano e muore. L'oggetto gliel'abbiamo preso? Sì. Rileggiamo un attimo velocemente la lettera. Consegna il pacco alla vecchia stazione di smistamento. Il corriere arriverà a mezzanotte. Se hai bisogno di equipaggiamento, cerca il barile blu. Ma che barile blu? Dove? Dove? Dov'è? Dammi delle indicazioni. Ok, ritorniamo. Non c'è un barile blu qui. Dannati. Ciao Muccone. Controlla dentro i vagoni. Abbiamo già controllato. Non ce ne sono tantissimi in realtà in cui vedere all'interno. Questo l'abbiamo visto. Ah, tra l'altro, in realtà qua, esatto, siccome siamo morti, esatto. Il blu del nasino. Scusate un attimo. Ok. Poi qui abbiamo visto sicuramente. Qua forse. Cazzo, che paura! Mamma mia. Pam. In testa. Che aggressività. Dogmeat. Piastrina di identificazione. E che cos'è una piastrina di identificazione? È un materiale? Ispeziona. Eh no, non c'è scritto niente. A meno che se zoom. No, non c'è scritto niente. Era un materiale, era un materiale. Allora, vediamo qua dentro. Cosa ha suonato? Cos'è che ha fatto rumore? Forse sì, entra. No. Ma non è che il barile blu era qui? L'abbiamo già lootato da una vita. Rido. Se è così, rido. Molto. No, non mi pare di vedere un barile blu. Quello è un vagone? No, è un camion. Ah, tra l'altro questi vagoni arrivano dritti dritti dalla cava. Cioè, cava. Dalla...
dal sito di estrazione che abbiamo incontrato qua. Thicket Excavation. Fai pure l'analisi ambientale, hai visto il rabbozzo? Mamma mia. Andiamo, va. Andiamo, Rex. Cerchiamo di... Che tra l'altro mi pare che con F5... Esatto, ci sia il salvataggio rapido, esattamente come Baldur's Gate. Ok. Dritti verso la meta. Hai sentito, Rex? Ho sentito sparare, eh? Discarica putrida. Iccio! Porca vacca! Bastardo! Lascia stare il mio cane! Volata la testa! Idrofobo pure! Che violenza! Hai sentito? C'era una voce femminile. E non tornare mai più, ratto di me. Ma come ha fatto, scusami? Si è teletrasportato davanti a me. Ok, ora vai a scoprire... Chi è che parlava? Possibile. Munizioni, munizioni, granata frammentazione, mina frammentazione, fucile, vabbè, queste armi le possiamo lasciare qui. Se no, il peso diventa eccessivo. Ok. Niente. Ma lì ci sono delle talpe morte che non abbiamo ucciso noi. Il barile blu. Figurati. Dogmeat, ha trovato qualcosa? Vai, vai, Dogmeat, mostraci. Oh, un medikit. Bravo, bravo Dogmeat. Stai depositando i materiali nel tuo paesino? No. Devo? Shalasha... Aspetta che è complicato. Shalashaska Reb Ocelot. Grazie per il po'. Ciao, benvenutissimo sul canale. Qua non c'è nient'altro. Fiore di carota selvatico. Ma dove, scusa? Ah. E questo? Mi piace troppo, troppo esplorare in giro. È proprio una cosa che mi fa perdere un sacco di tempo, ma che... Questo è un carro armato, però. Cos'è? Stavano scavando una trincea? Signore? Ciao, Mano! Lend a hand for Uncle Sam. Oh, qua non c'è nulla di interessante in realtà.
Questo è il film di Fallout di cui parlavi. Il film di Fallout. Il telefilm, eh? Più avanti cosa abbiamo? Oh, forse stiamo andando dritti dritti verso la nostra missione. È solo Witto che gioca. Su sto gioco ci si può passare la vita a vagare. Ti invoglia a farlo, esatto. È proprio vero, tipo quella luce lì. Cos'è? La stazione di Bedford. Boh. Maledizione, forse sì. Qua cosa abbiamo? Però queste poche munizioni non mi convincono. Io cambierei arma. Della pistola automatica abbiamo 515 munizioni. Ordiniamo per danni, sempre per danni. Ok. Allora, bottiglia Molotov, va bene. Fucile, 49, 49. Moschetto laser 69. Probabile sia una trincea prebellica. Magari si aspettavano un'invasione terrestre cinese. Quando sei nel tuo villaggio in uno qualsiasi dei tuoi banchi da lavoro, hai il tasto trasferisci. Una volta aperto hai un altro tasto per trasferire tutti i materiali da crafting nel tuo villaggio. Tutti i banchi da lavoro hanno quei materiali condivisi e li usi anche quando crei cose in automatico. Così ti svuoti bene l'inventario e semplifichi il crafting a casa. Oh, ma fighissimo! E chi la sapeva questa cosa? Ma che torniamo lo facciamo. Mirino luminoso pesante. Allora, salviamo. Vai di tirapugni. Mystic Pines. Pins. Le musiche tutte belline. Tutte belline. Magliette e pantaloni. Jet. Vaso floreale. Ma... guarda, lo prenderei anche per abbellire casa, ma... anche questa. Jungles, la scimmia lunare. Oh, una sedia a rotelle. Oh, dei giocattoli. Oh. Fantasticolla. Era una casa, quindi? Un albergo? Cos'è che era? Un centro per anziani? Qui avevano l'orto botanico. Wow. Ma che figo. Ok. Bene. Cosa abbiamo qui? Un signore anziano che si è chiuso qua dentro sulla sua sedia a rotelle? Ok. Ah, credevo fosse tipo un... un magazzino dove tenessero le armi, ma no, no, no. Ok, altra camera da letto. Eh sì, era sicuramente una sorta di residence. Era figo, sì sì, adesso non lo è più. Tortine, gomme da masticare. Sempre bene tenere l'alito fresco. Cosa abbiamo? Anche qui una camera da letto matrimoniale stavolta. Del resto in tutti i centri per anziani le badanti girano armate fino ai denti. Esatto, esattamente. Beh, in tempo di guerra dovevano comunque proteggere i propri clienti. A quante ore siamo? Boh, penso 7-8. Qua è tutto rotto. Questo è il cortiletto interno. Qui c'era il salotto. Racconti di un venditore di carne di Junktown. Bene. Hai trovato un numero di racconti di un venditore. Ottieni permanentemente prezzi migliori quando acquisti da un commerciante. Ma va.
figo. Ne hai da fare? Sì, sì, assolutamente. Abito rigato pulito. Ma guarda, sono proprio un... tanto così da cambiarmi. Beh, l'esplorazione penso sia andata bene. Abbiamo preso tutto. Oh, accendino placcato oro. Cappero quello lascio. Ma è una cittadina. Ma che due cazzo mi trovo? Io credevo fosse tipo una cosa dispersa nel vuoto. Lexington. C'è qualcuno? Sì? Oh. No. No, quel qualcuno. Niente. No, 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 no. Scoprite dov'è. Cappero. Merda. Dove sarà? Aia, aia. Ma se... cadi giù? Oppure no? Da morto però. Ai ai ai. Andiamo di fucilazio. Che tamarrata l'accendino placcato oro. Aia! Aia! Mi ha bruciato viva! Che bastardo! Pure sparato così nel caos della situazione. Ti ricordi che Preston ti disse che erano stati attaccati a Lexington dai predoni? Eccoli qua. No, non me lo ricordavo. Bravo che me l'hai detto. Ciao Antonio, buonasera a te. Ma dove cazzo, ma dai. Che palle. Allora, cos'è che c'era di importante? Questo sicuramente. Che pizza. Che pizza. Devo arrivare. Qua cosa c'è? Qua un jet. Qua non c'è niente. Ma questo nemmeno l'abbiamo aperto. Vabbè, meglio così, dai. Come va, Antonio? Tutto bene? La porcina purtroppo non... Olè. Bene. Eh sì. Mamma mia. C'era un piano di sotto con tanto di nucleo di fusione. Ma cosa sto saltando? No, devo esplorare meglio. Dammi sto nucleo, va? Non si meritano un nucleo di fusione tutto per loro. Allora, cos'altro abbiamo aperto qua? Questo. No? Abbastanza bene, anche se sono pensieroso per il computer sempre. Perché? Bene. Allora, Ok, cos'altro c'era? Nulla. Qua sopra pure. Nel cortiletto niente. Qua. Ti devi levare? Dogmeat! Qua non c'era niente, negli schedari nulla. Mi ha bloccata. Ok. Via, a posto, salviamo. Adesso puntiamo un attimo a riassettare la nostra vita, ok? Quindi andiamo con perfetto, perfetto. E adesso mangiamo un attimo. Tipo, abbiamo cotto un bel po' di roba. Ricordo, almeno. No. Non ho cucinato niente. Non posso cuocere la carne qui, no. Ho il singhiozzo. Perché ho il computer in astinenza e non ho ancora notizie. Ah, sì.
Il computer in astinenza. Da cosa esattamente? In assistenza. E non ho ancora notizie. Ma da quanto? Speriamo ti facciano sapere presto. Brutto senza PC, assolutamente. Vitto, lasciami stare. Pork and beans. Però ci danno radiazioni. Radiazioni da cui ci siamo appena curati. Quanti steampack ho? 19. Vabbè, allora. Ci sta, ci sta. Povero PC, non potevo usare i cerotti, eh. Magari in astinenza, sempre meglio dell'assistenza. Brutto quando i PC prendono dipendenza. Oddio. Oddio. E dicevamo, sai il fucile da cecchino? Forse riesco a cecchinare in grandissimi bastardi senza farmi vedere. Dov'era? Era qui da qualche parte, no? Era sbucato da qua. Quanti predoni saranno? Da poco più di una settimana. Secondo me qualche altro giorno ci sta tutto. Di solito in assistenza non sono velocissimi. Lexington. Salvo di nuovo. Però io vorrei esplorare. Eccolo. Siediti, bravissimo. Ferma. L'ho ucciso? Ah, tra l'altro trattiene il respiro. Oh, non l'avevo visto. Ma l'ho ucciso? O è tipo... Attenzione. Adesso? Mi vede ancora? Vedo nel cane, secondo me. Cecchinare qualcuno di cui non dovresti conoscere è cheating. Non c'è niente. Ok, nascosta. Oh, c'è pure una torretta. Fuori due. Ah, di cui non dovresti conoscere la posizione è cheating. Ma infatti non era nella stessa posizione, dai. Nascosta, bene. Due tizi sono andati giù. Chissà quanti sono, però. La torretta come... Come si butta giù una torretta? Cambiamo arma, però. Salviamo. Sparando. Aha. Una cassaforte, eh? Oh no. Sparando tanto. Dai. Bravissimo. Munizioni, munizioni, radway, tap, baionetta pesante. Quanto pesa però? 7.2. Torace in cuoio, leggero. Pistola automatica. Tattico. Mi piace questa, vabbè. Lo mollerei. Non si possono tipo disattivare da dietro? Munizioni. Per Maverick oggi tutto quello che fai è barare. Attenta che non puoi zoomare con il cecchino, non puoi usare i piedi e non ti azzardare a respirare mentre giochi. Pure se sei furbo puoi hackerare il PC che lo controlla e metterle contro i predoni. Si può fare anche una cosa del genere? Oddio, ma mi vedo o no? Oddio, ma ce ne sono due.
dare opinioni su quello che dico è cheating. Oh no, è tutto un cheating, è tutto un citti citti bang bang. Può essere che abbia già ripulito la zona. Cioè erano solo quei due tre predoni. Possibile? Si può fare tutto se hai i perk giusti. Mi piace un mondo che si possa saltare da accovacciati. Ma porca vacca! Com'è possibile che io non riesca a passare? Ma dai! Adoro questa cosa che si possa saltare. Ah, guarda lì il trappolozzo. Allora, vediamo un po' se c'è Dogmeat. Cerca di non farti uccidere. Ma mi sa che erano solo quei tre. Un terminale. Può essere questo da cui controllano. Da abbassata. Ah, richiesta password, eh? Sì. È proprio quello che aspettavo. Stavo aspettando, è proprio quello che stavo aspettando. Io e l'italiano. Allora, cosa sarà mai la nostra parolina? Non so. Annoyed. Ricordati le stringhe segrete con le parentesi. Ah, già, è vero. Beh, non vedo tante parentesi vicine. No, non ho mai giocato ad altri Fallout. Questo è il primo. Mettiamo questo. Affinità zero. Allora, quello che volevo mettere dall'inizio. Fantastico. Mamma mia! Mamma mia! Comandi remoti della porta. Interfaccia comandi remoti. Apri. Apertura porte. Ok. Devo aspettare? No. Aha! Oh! Super duper mart! Ghoul ferale. Oh oh! Ok. Ho lo nastro di... Che cosa? Stai fermo! Ho lo nastro di Emma. Tappo. Involtino dolce! Casco da battitore, camicia di flanella e jeans. Camicella, stavo leggendo. Oh, allora buona scoperta, grazie. Lollo nastro. Granata, bottiglia, mina. Munizioni. Molto, molto bene. Per di qua dove si va? Si entra dentro il supermercato. Dobbiamo leggere, cioè sentire il nastro di Emma. Varie. Dici tutto, Emma. Che cosa sta facendo Josh? Via da più di un'ora. Dobbiamo andarcene da qui. Gli altri penseranno che siamo già a Concord. Se Josh si dà una mossa, forse arriveremo in tempo. Cazzo, sono spari. Brutto segno. E fu così che morì lì. Bene. Ah, ghoul di merda. Oddio, santo quanto siete veloci. Lascia stare. Il mio cane.
accendino placcato oro. Ghoul ferale razziatore. Scusami, razziatore. Pork and beans. Nuke cherry. Armadietto vuoto, whisky, munizioni. Qui c'è un ghoul. Nucleo di fusione. Yes. Altro? Si può andare là dentro. Là dentro mi sa che c'è un ghoul. Nel dubbio. Salve. Pam. Pam. Credo che questo posto sia pieno di roba che vuole mangiarti la faccia, occhio. Le audiocassette, io c'ero 3000 anni fa. Oh cazzo. E niente. Ah, non ho più... No, ma dai! Credo di aver colpito Dogmeat. Un altro? Ma da dove? Ma scusami... Lascialo stare! Non riesco a prenderti! Toh! Guarda che brutto che è. Con la cera sono stati creati. Non conosco il gioco. Oh mio Dio, gli è passato attraverso in maniera molto scenografica. Non conosco il gioco, ma sono abbastanza sicuro che in un mondo apocalittico l'alcol valga un sacco di soldi. Sicuramente, sicuramente. Che fatica. Ok, anche le sigarette sicuramente varranno un sacco. Ok, devo un attimo capire dove mi trovo. Ah, noi stavamo andando per di qua. Quindi sono entrati da lì, tra l'altro. Qua sotto che c'hai? Niente. Pacchetto di sigarette. Dai, le prendiamo, ciò che ci sono. Carota, ma che carota strana. Qua? Tappi. Ottimo. Scatoletta. Frigo mi sa che è vuoto. Esatto. Se premi il tasto space mentre spari con lo spav ti fa l'attacco critico. Oddio. Mamma mia però, che mira di me. Che mira di me. Palla da baseball. Allora, qua, armadietto. Ricordiamoci del colpo critico. Cioè, io mi devo ricordare del colpo critico. Qua cosa abbiamo? Buone delle sugar bomb. Con tanto di cucchiaio vicino. Dogmeat, mi spieghi perché questa mania di salire sopra le cose? Si voleva cagare. Ok. Era una macchina per il caffè. È un po' troppo grande. Occupa forse un po' troppo spazio. Abbiamo un terminale. Poi laboratorio chimico. Cos'è? Facevano metanfetamine e due. Questa è la seconda volta che dico la stessa cagata. Penna, cassaforte. Con una grandissima tazza in cui mangiarle. È vero. Oh. Olè. Tanto sì. È una barra che si riempie sperando. Vale la pena usarlo quando è pieno, che oltre non lo puoi accumulare. Accendino placcato oro. Cartuccia per fucile a pompa. Cella di fusione. Denaro. Munizioni. E si vola. Qua? Niente? Vediamo il terminale. Benvenuto alla Robco. Super Duper Mart. Terminale dei dipendenti. Sali. Macchina per l'espresso.
Molti di voi ci hanno fatto notare il rumore eccessivo della macchinetta per l'espresso quando viene utilizzata. Sfortunatamente non potremo spostare la macchina per altre 2 settimane. Il sostegno industriale che abbiamo ordinato non si adatta alla nostra cucina. Siamo in trattativa con un'impresa che abbatta qualche parete per ricavare lo spazio richiesto. Cioè, devono abbattere pareti. Chiediamo solo un po' di comprensione. Oddio, bellissimo. Sally. Dopo le numerose lamentele dei clienti nel corso degli ultimi 2 mesi, è con grande dispiacere che vi informiamo che abbiamo dovuto congedare Sally. Avrete anche notato che la nuova macchina per l'espresso è finalmente arrivata. Finché non ricaveremo lo spazio necessario in cucina, la macchina è stata installata sopra la scrivania di Sally. Buon caffè! La direzione. Espresso maggiore di pareti. Mi sembra giusto. Ah, quindi poverina, questa era la sua scrivania. Ma dai, bastardi. Sveglia Wake Master. Bon. Abbiamo fatto. Qua abbiamo finito. Qui ci sono i bagni. Questa era la cucina. Qui è da dove siamo entrati, giusto? Dog meat, Gesù! E da qui? Da qui si ritorna. Scusate, devo un attimo capire la planimetria di questo posto. Ah, ok, ci ricolleghiamo qua. Perfetto. Zucca di plastica, la prenderei molto volentieri se fosse utile a qualcosa. Qua cosa c'è? Non c'è nulla. Wolferale. Oh oh, no, ho sbagliato. Sono attratti da me. Mamma mia. Maremma. Ma l'altro? Ma dove c'è scritto che space è colpo critico? Parte del corpo, ritorna, accetta, seleziona. Non so. Pam. Ah, esegui critico. Ok, ok. Boom! Devo sparare alla sveglia. Così sveglio tutti. Fusibile. Provette di ricerca. Allora, qua cosa abbiamo? Qua dentro niente. Qua? Tanto pork and beans! Ok, 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 ok. Però la fusibile lo prenderei. È che ho sempre sognato di farlo nella realtà. Spara quella puttuta sveglia. E questo è il supermercato. Seghetto. Detergente a braccio. Ah, che bello fare la spesa quando non c'è nessuno. È tutto così tranquillo. Non mi piace, non mi piace. Ma qua cosa mettevano, scusate? Nuca cola. Qua? Medaglione d'argento, eh? Dov'era il ghoul che abbiamo visto poco fa? Se non sbaglio il critico c'entra sempre. Eccolo. Bravissima. Brava. Non ti ha nemmeno cagato per quanto hai fatto scrifo. Oddio. Anche a parlare sono un asso. Ma che figata è questo coso? Cos'ha? Ma fighissimo. No, riscalda. No, cibo ammuffito. Riscalda le vivande. Cioè le vivande, sì. Oddio. Denaro prepellico. Ottimo. Apriamo anche qui. Cassetta per il pane qua dentro. Fontanella d'acqua, bevi. Ah no, è radioattiva. Qua cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Schedario. Terminale, scrivania, cassaforte. Ci piacciono le cassaforti. Le adoriamo. Fantastica.
Cartuccia, denaro, munizioni, munizioni e orologio. Ci sta? Ci sta, mi sembra giusto. Ah, richiesta password anche qui? Oh, guarda, forse qui ci sono tre... No. Qua? Ma non si trovano molto spesso queste parentesi? Oh! No. Allora... Holz, anzi no, Hall. Affinità 1. Pots. Affinità 1. Cosa hanno in comune? Hanno in comune la O. Corn? Bene. Ah! Comandi della cassaforte. Stato della serratura. Sbloccata. Vabbè, allora la facciamo, la teniamo sbloccata. Ma a parte che l'abbiamo sbloccata adesso. Comandi del Protectron. Interfaccia di comando. Questa interfaccia dovrebbe essere usata solo dai tecnici ufficiali Robco. La manomissione impropria delle unità Protection, anzi Protectron, potrebbe causare lesioni permanenti. Unità in carica inattiva. Un'unità connessa a questo terminale. Seleziona modalità personalità. Cosa? Assistente alla metropolitana, tutore della legge, vigile del fuoco, soccorritore, operaio. Ciao Wolframio! Che cassaforte scrausa per essere scassinata con una porcina. Eh sì. È che eravamo forti noi. Molto bravi a scassinare. Soccorritore. Azzeramento parametro di personalità. Ok. Non ho capito cosa dovrebbe... Attiva. Uscita capsula di ricarica. Avvertire il personale nei pressi della capsula di ricarica di allontanarsi. Ma cosa che ha fatto? Attivazione. Porto. Ma... Guardia? Proteggere e servire. No, soccorritore. Proteggere e servire. Per favore, in caso di infortunio, mantenere la calma. Ma... Bravo! Picchialo! Sì, sì! Bravissimo! Legge e ordine. Ma fortissimo! Tutore della legge. Ai cittadini rispettosi della legge non sarà fatto alcun male. Ma che meraviglia! Meraviglioso. Oh, c'è un altro ghoul lì. Zack, zack, zack! Robot versus ghoul. Bravo! Ma come ha fatto riempire? Ma dove sta correndo? Steampack. No, vabbè. No! Ma io ho i cocomeri! Niente cocomeri, mi sa. Mi sa niente cocomeri. Provviste. Zucca. Peso 1. Cosa ho preso io? I cocomeri, no? Cocomero 4. Devo lasciare il cocomero. Eccoci qua. Eccoci qua. Guardalo che fa tardi per i saldi primaverili. Oddio. Comunque mezz'ora per esplorare il supermercato. Meraviglioso. Qui ci sono le casse. Il robottone. Oddio. Il robottone. 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 Eccolo là. No! Lo stanno massacrando! Bastardi! Il mio cane!
Boom! Aia! Guarda, meno male che sei... Ok. E niente, non lo riesco a prendere mai nella vita. Ce la farò? Senza lo spavo è impossibile. Sono velocissimi. Veramente velocissimi. Finite le munizioni in tutto ciò. Volendo potresti usare mine contro di loro. Ma guarda, in realtà posso usare veramente un'infinità di roba. Ricordarselo. E poi trovare il tempo e il modo. I tuoi segni vitali sono preoccupanti. Sì, hai bisogno di aiuto? Sì. Per favore, in caso di infortunio, mantenere la calma. Ho bisogno di aiuto. Proteggere e servire. Non mi può curare l'amico. Oh. I jukebox. Che amici. Tenerissimi. Qua cosa abbiamo? Denaro. Primo soccorso. Fallout 3 erano più lenti. Mine molotov e granate nei Fallout le ho sempre dimenticate. Come fai a ricordartele? Invece sembrano Usain Bolt, ma veramente. Nelle fasi iniziali di gioco è sempre meglio usare armi da mischia, così ti tieni le munizioni per dopo. Ma scusami, il primo soccorso, droga. Ma non credo sia il massimo. Qua non c'è nient'altro, andiamo via. Però Dogmeat, ti devi proprio togliere un po' da... le palline. Ho preso un pennello. Potevo lasciarlo lì. Potevo lasciarlo lì il pennello. Dov'è? Materiali? Eccolo qua. Lascio. A posto. Il robot è potente, ma è così lento che i ghoul potrebbero infilargli un paio di mutande e poi smutandarlo mentre lui ancora si sta girando verso di loro. Oddio. Ma in questo supermercato c'era di tutto. Ma è bellissimo. Qua ci siamo già stati, vero? Qui è da dove siamo arrivati. Beh, pure no. Siamo arrivati da qui, forse? Sì. Quindi, qua cosa abbiamo? Aha. E vabbè. Comunque, sì, qua abbiamo perso lo stesso tempo. Minuteman. Un Minuteman. Oh, oh, scusi. Salve. Ok. Qua cosa abbiamo? Rad X. Ah, infatti lui è il nostro amico, quello che abbiamo salvato, che sta a Sanctuary Hills. Appunto diceva che è rimasto vivo soltanto lui. Oh, troppo peso, vaffanculo. Che dite? Conviene tornare a Sanctuary, mollare tutta la roba, materiali e che so io, e tornare qui? Mi stava piacendo molto il posto. Ma si può? Si può viaggiare rapidamente direttamente. Ma bellissimo. Oh, cosa ho fatto, mappa? Bellissimo.
Non posso viaggiare perché trasporto troppo peso. Ma... cosa possiamo buttare? Pelle di Yao Guai? Toh, butto questo. Ah, tra l'altro, tutto curato, tutto chiuso. Non puoi viaggiare rapidamente da questa posizione. Devo uscire per forza? Babine. Non puoi forzare i registratori di cassa per i soldi? Ma sono tutti, li abbiamo svuotati tutti praticamente. Dobbiamo viaggiare proprio per scaricarci dal peso. Allora, per uscire... da qui. Esatto. Usa la droga per aumentare la forza? Giusto, è vero, c'è pure la droga che si può usare. Gerald, ciao, come posso risolvere il gioco che va a 35 fps? Da dove lo giochi? Immagino da PC. Strano che vada da... che scatti così. Ovviamente immagino tu abbia già provato ad abbassare la grafica. Grazie. Grazie per il follow. Rabozzo, salvalo tu. Tu che sei esperto. Grazie. Ciao, ciao. Bene, allora, da qui mi hai detto... officina trasferisci, giusto? Mandiamo su materiali, i miei materiali, deposita tutti i materiali. Meraviglioso! Bellissimo! Volete vedere come ho arredato un po' la casa? Pallotto, che voce spettacolare! Grazie, benvenuto! Prova a disabilitare il VSync, specificatamente dell'app Fallout.exe dal pannello di controllo Nvidia. Wow, wow! Rabbè, ne siamo una più del diavolo. Allora... ero un amante dell'avventura. Vi mostro un po' come ho abbellito. Per coprire le mensole che qua dietro sono brutte da vedere perché appunto crollate malissimo, ho messo delle librerie vuote. Poi ho sistemato un po' i divani, ho messo qualche mensola, il candelabro lì a muro, tappeto, per capire quanto di buono sedia di mamma Murphy. Qua ho sistemato i lettini con i relativi comodini, ho messo qualche dipinto per abbellire un po'. E poi cos'è che ho organizzato? Ah sì, ho risistemato un attimo il bagnetto, perché ci sta a sistemare il bagno. Qui ho messo appunto un'altra camera da letto, con tanto di scrivania, quadro, vabbè, cassettone. E poi ho fatto anche tutto ciò. Ho costruito anche una sorta di, boh, magazzino? Non so, è veramente raffazzonato, è veramente brutto. E vuoto soprattutto, con due lettere. Qui è quando si manda in castigo qualcuno. Quando qualcuno si comporta da cattivo. E poi una poltroncina perché ci sta. Servirebbe una tinteggiata alle pareti e magari di parare il tetto, ma per il resto è a posto. E niente. Poi ho ripulito un po' dalle. Non è ancora perfetta, ma riusciamo a tirare avanti. Assolutissimamente. Dalle macerie, insomma, da quello che era rimasto distrutto. E poi qui ho sistemato un po'. Un po' tipo una sorta di orticello con tanto di zucca, carota. Anzi no, non è vero, no carota. Cocomero, non è una carota questa. E poi il Tatos. La tua voce mi piace da morire. Ne sono molto contenta. Anche perché è l'unica cosa che appunto sentite di me. Quindi ci sta. Compenso la non cam. E poi ho messo via gli edifici che praticamente non servivano a nulla perché erano
solo macerie. Ho messo un coso così. Ciao cucciolo. E basta. Oh, credo di aver messo anche qualche torretta in giro. Oddio, questa roba per esempio va tolta. La togliamo. Yes. Eccoci qua. Oh, pioggia acida. Cosa sta succedendo? Rex. Ah, sì, ho messo anche la campana. Oddio. Non essere più molto utile per combattere. Ma la vasca da bagno andava in casa. E l'ho messo. Mi chiamava. Ma questo è considerabile stare al chiuso? Stare qua dentro? La smetterò di lamentarmi quando non ci sarà più niente. Ma io l'ho chiuso. Lamentarsi. Ma chi ha detto niente? Ma mi scusi. Non credo sia molto non credo si possa considerare un luogo chiuso. Perché qua non ci sono finestre. Pioggia radioattiva. Oddio. Ma che figo! Dogmeat. Ehi. Allora. Ehi. Comando. No. Non posso comandarlo. Ehi. Vai qui. Sei al chiuso solo se per entrare c'è un caricamento. Allora non sono al chiuso. Ok. Se tipo facessimo un viaggio rapido. Destinazione personalizzata. Posso rimuovere tranquillamente perché tanto. Però la discarica putrida non me la dà completata, eh. Ci dovremo ritornare. Se ho capito bene come funziona il completamento di una zona. Perché non è detto. Ok, carburante per Mr. Handy. Munizioni in un congelatore, ci sta tutto. Ma noi da che parte però siamo arrivati? Scusate. È enorme questa cittadina. Da qui. O sbaglio? No, ho sbaglio. Da dove cappero siamo entrati? Ma qua non c'è pioggia acida almeno. Sicuramente siamo entrati dal retro. Ora bisogna capire dov'è questo retro. Da qua. Sì. Da qui. Ok. Ok. Quindi, a questo punto di predoni non ce ne sono in quest'area. Possiamo esplorare tranquillamente, tralasciando le torrette che... Boh, troveremo un modo per disattivarle. L'unica è non farci vedere da loro. Per il resto. Qua era? La casa per anziani? No. Cosa c'era qua? Ah. Un edificio... Scusi, può salire. Parkour. Oh, lì c'è un parco giochi. Questa era la torretta o un predone?
No, è un predone. Forse riesco a cecchinarlo. No, cazzo. Preso. Ok. Ok, abbiamo trovato anche un bel po' di munizioni per la pistoletta. Proviamo a vedere cosa c'è qui. C'era una piscinetta! Ma dov'è morto l'amico? Ah, eccolo. Ma chi ha ucciso? Stavo uccidendo qualcuno o sbaglio? Prato da strada, munizioni. Ah, forse è un ghoul. Può essere. Sì, sicuramente un ghoul. Possiamo cucinare. Ottimo. Ottimo. Qua si può entrare? No. Bene. Proceda con cautela, signorina. Le dico solo questo. Ok. Cucinerò arrosto di Yao Guai. Contato seccarota. Subito. Buonissimo. Costine di carne. Cos'altro possiamo fare? Basta. No, utilità. Niente, zuppe, nulla. Forse sì, qualcosa sì. No. Ramen. Se non torna in tempo per fine live, buona serata a tutti. Ciao, Maverick. A dopo eventualmente. Ma costine di cane. Eh beh, cosa vuoi essere, schizzinoso con il cibo? Anzi, che abbiamo dalla carne? Kuroski, protezione antinucleare a prezzi onesti. Una mini nuke. Wow. Posso chiudere? Posso chiudere, sì. Bene, ma qua non si può andare da nessuna parte. Ho paura di perdermi troppe cose. È veramente vastissima l'area. Guarda, si può salire fino a sopra. Oddio. Salve? Colono? Che bastardi questi predoni. Che grandissimi bastardoni. Guarda che mangiare nel gioco non ti riempie la pancia nella realtà. Ah. Sarebbe stato meraviglioso. Adesso ho fame. Ah, spero di non farvi vomitare. Dove sono in questo momento? Stavo volando. In questo continuo giro di... visuale. Ok, ce l'abbiamo fatta. Che succede? Perché il mio cane è morente lì sotto? Vuoi vedere che è caduto? Vuoi vedere che è caduto? Te lo meriti? Te lo meriti tutto! Cazzo. Oddio! Psycho? Scusami? Ti prego, uccidila! No! Aspetta! Ma che... cos'è che mi sta bloccando? Il cane si è teletrasportato qui comunque. Ma che cappio di armatura! Ma aveva sul comodino la testa di un tizio con una pelata argentata, ma... Dogmi, togliti... Predone atomica il casco. Atomica 2. Ah no, atomica 2 casco. Predomica. Sì, predomica. Comunque canestro. Sì, sì. È normale, sono 21. Sì, adesso vado. Ma questo mi renderebbe troppo pesante. Troppo pesante. Guardala, guardala, piena di droghe. Ma perché aveva tipo delle... un po'
po' macabra come cosa, Non è cresciuta tanto bene questa ragazza. Tagliava qui le teste. Con un seghetto, con un sega ossa. Mi sembra giusto. Banco da lavoro per armi. Ho trovato qualcosa, Dogmeat. Vai, vai. Mostrami. Che non si scendere. No, no. No, Dogmeat. Ah, la prossima carne che mangerò molto probabilmente sarà la tua, te lo dico. Se mi porti da qualcosa di inutile, non ti buttare, Non ti permettere. Cosa? Vuoi che ti spingo? Oddio. Ma non ci posso... Non ci posso! Non ci credo! Ok, sì. Che devo fare? Ti devo sparare. Da Pirulan. Le scale. Bruci molto di più così. Come... Dove mi voleva portare adesso? Bella domanda. Forse ho saltato qualche... Dov'è? Sei ancora lì? Finirei il gioco col cane ancora lì. Oddio, spero di no. Oddio, spero di no. Ma prima si è teletrasportato. Non può teletrasportarsi anche adesso. È sceso! Eccolo! Vai, Dogmeat. Dove mi vuoi portare? Sì, sì, ti sto seguendo, ti sto seguendo. Qua? Ha perso le tracce, no? Le sta ricercando. Dove? Non ho capito, Dogmeat. Cosa... Mi ha fatto scendere per niente. Ciao Mono, buon proseguimento di serata. Niente, mi ha fatto scendere per nulla. Cane un po' stupidino. Sto cane rischia ogni giorno che passa la cancellazione dal gioco. Considerato un bug vivente. Davvero. Ai ai ai. Stavo trovando di tutto e di più, di tutto e di più. Mannaggia. Ok, signorina con le teste mozzate. Qua sopra si può salire? Per buttarsi e morire magari? Rimpisci... Per buttarsi in piscina. Forse. Aha. Ecco perché salire. Ora vediamo cosa. Dove ci porta. Da nessuna parte. Quindi lei era qua a non fare nulla. Bene. Ciao Hell. Ave 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 ave. Ave 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 a te. Oh, guarda lì che c'è. Ma forse quello è il luogo dove... Sì, dove ci stavano sparando. Dove ci sono anche le torrette. Ma un modo simpatico, veloce e carino di scendere senza morire non c'è. Salva prima di buttarli, è proprio vero. Devo salvare. E devo anche, secondo me, cambiare un po' l'armatura, Sono visto la serie di Fallout. Bella, Bellina. O no? Dici. Questo era l'edificio su cui
si poteva saltare, ok. Possiamo continuare. Cioè, andare verso... Apartamenti. Ci piace. Scatola di sigari. Scatola di plastica. Qui si sale. L'unica cosa che ho capito bene è Occhi Dog. No, come l'unica cosa che ho capito bene? In che senso? Cos'è che ti manca? Cos'è che non hai compreso? A parte che però effettivamente sarebbe da parlarne su Discord. Qui potremmo fare troppi spoiler. Bene, questi appartamenti facevano cagare. Posso essere sincera? Facevano veramente schifo. Salvo, che non si sa mai. E poi provo il salto! Che è andato bene. Meglio del previsto. Là c'è una luce. Appartamenti di Lexington. E perché dovrebbe essere tipo una tappa? Ah, appartamenti. Bene. Ho goduto bene la serie. Per uno che non ha mai giocato a Fallout, guardarsi la serie non aiuta granché. Guarda, in realtà dicevo un po' il contrario a inizio live. Magari all'inizio può sembrarti un po' complicato da capire, da starci dietro. Però mano a mano che vai avanti diventa sempre più interessante e intrigante. Occhiali alla moda. Un colono. Una mina a frammentazione, l'ho disattivata, ok. Mamma mia. Io ci ho cliccato semplicemente perché la volevo prendere. Non ho fatto caso a questi pezzi di carne. E questi... Cazzo. Oh, capperini. Ok, prossima volta. Prossima volta. Poveri coloni, veramente, poveri poveri, brutalmente massacrati. E quello appeso sul canestro, veramente cattivissimi questi predoni. Sono stati cresciuti veramente con, non so, schiaffoni e, boh, mazzate. Allora... Così si prendono le mine. Come giustamente detto tu, senza infarinatura non colgo le citazioni. E sì, infatti io le ho colte tutte dopo. Cioè, mentre sto giocando. Ok, ragazzuoli. Anche domani ci vediamo con Fallout, eh. Anche domani. All'URSS, da chi vi mando? Da chi facciamo il raid? A chi anzi facciamo il raid? Possiamo fare un raidino. Ma c'è Nolan che sta portando Elden Ring. Ah, certo, in attesa degli DLC, anche qui, certo. Impazzito. Andiamo. Non lo so. Andiamo da Nolan, dai. Andiamo a fare un raidino a Nolan con Elden Ring. Andiamo a sbettucciarlo che ancora non l'ha finito. Grazie mille, è stato un piacere e buona serata. Grazie, Shala Shas. Sha. Diventerai Shala. Anzi, Ocelot, direttamente. Grazie, Ocelot. A te, buon proseguimento di serata. Io ne approfitto anche per salutare tutti voi. Vi auguro un buon proseguimento di serata. Vi ringrazio come sempre per la compagnia.
e ci vediamo domani sempre verso le 19 circa con Fallout. Ciao ragazzuoli.